Buon pomeriggio a tutti. Oggi 13 agosto 2020 ci concediamo una visita di piacere, chiamiamola così. In effetti un po' un'osservazione, andiamo a fare delle osservazioni un po' sui nostri alveari, perché ormai siamo arrivati alla fine della stagione, ecco, non... Allora, abbiamo controllato il livello di infestazione della varroa e noi siamo più o meno intorno al 2%, meno del 2%. Come tutti gli anni riusciamo ad arrivare fino a fine agosto per togliere tutti i melari, perché poi arriva fine luglio, inizio agosto, bisogna fare un po' un equilibrio, trovare un po' un equilibrio tra trattare, togliere i melari e trattare, o lasciare un altro po' che le api lavorino. Quello è il punto interrogativo. Noi abbiamo collaudato un po' un sistema di controllo della varroa che ci permette di arrivare fino a fine agosto. Qui c'è un altro po' di miele da raccogliere. Adesso vediamo un po' se le api stanno lavorando. Ci sono state delle piogge pomeridiane e c'è un detto, dice agosto, pioggia d'agosto, miele e mosto. La pioggia in agosto fa bene a molte cose. Tra le altre cose guardate. Fa bene al miele, fa bene alle olive, eccetera. Quindi le api stanno lavorando. Non siamo in primavera, ovviamente, però qualcosa la stanno raccogliendo. Vediamo che questo melare è abbastanza adatto. Le goccioline del nettare che stanno raccogliendo, questo è il buon segno. È il segno che significa che le nostre api ci vogliono regalare un altro melario per la fine del mese. Adesso andiamo a guardarle un po' dentro, facciamo qualche considerazione. Noi alziamo melario ed escludi regine insieme. Poggiare sempre con calma, cercare di ammazzare poche api. Le abbiamo portate tutte su 7 telaini, abbiamo prodotto diversi sciami come avete visto anche negli altri video. Quest'anno le inverniamo su 7 telaini. Adesso vediamo un po' come stanno. Allora facciamo così, ci guardiamo questa famiglia qua, cerchiamo di guardarla tutta. Questa si parte da un lato e si possono spostare tutti i telaini sul lato destro. Allora, vediamo un po'. Questo qua è un telaino a miele. Miele e polline, ricchezza per le api. E quindi va bene. Abbiamo valutato quest'anno di stringerle tutte su 7 telaini perché probabilmente, poi lo scopriremo vivendo, è un buon metodo quello di stringerle, di tenerle un po' strette. Poi abbiamo un po' di tempo, abbiamo fatto un po' di sciami. Allora, qui c'è covato percolata. Ecco qua, covato percolato, quindi il miele c'è, i telaini sono abbastanza pesanti e quindi stanno raccogliendo. Poi togliendo il melario a fine mese, loro intaseranno anche un po' i nidi, lo speriamo, con le fioriture di fine estate, autunno, insomma, in modo che siamo a posto. Vediamo un po' quanta covata c'è, due telaini di covata. La regina sta ancora deponendo, ovviamente, deporrà ancora tutto il mese di settembre. Sono abbastanza calme, stanno lavorando. Vabbè, mo abbiamo beccato una bella reginona mestiere, insomma, guardate che bella covata. È anche una covata sana. Non è bucherellata, i primi segni della varroa iniziano a vedersi con la covata bucherellata. Quindi abbiamo detto che noi, in effetti noi lavoriamo con la varroa, non so se voi osservate tutti i video, li guardate attentamente, insomma. Qui il blocco invernale ci aiuta molto, però poi anche a febbraio-marzo ci diamo abbastanza sotto in modo da abbattere il maggior numero possibile di varroa, in modo che possiamo arrivare tranquillamente appunto alla fine d'estate. Ecco qua, un'ape che sta nascendo. Eccola qua, un piccolo parto in diretta. Aiutiamola, eccola qua, sta benino, sì, un po' piccolina però sta benino. E quindi questa è covata, 1, 2, 3, 4 favi di covata, vabbè, abbiamo preso una reginona, 5 favi di covata. Basta che non sciama, insomma, dai, speriamo che non sciami, visto che sta stretta.
Comunque sta lavorando anche bene a Melario, quindi questo ci fa piacere. E se fa di covata, vabbè, ce l'aspettavamo perché abbiamo fatto degli sciami, abbiamo tolto un po' di miele e un po' di covata, quindi abbiamo lasciato un po' di miele e un po' di covata. Adesso questa qua, quindi osservando un po' le famiglie e quindi guardando un po' la qualità della covata, il numero di favi, ci rendiamo conto, appunto, la conferma che possiamo arrivare fino a fine agosto. Fine agosto, inizio settembre, togliamo tutti i melari e partiamo con i trattamenti. Adesso gli abbiamo fatto degli sciami, appunto. Ecco, questa qua è una regina che abbiamo marcato 2020. Una regina che si è fecondata quest'anno, c'è stata la sostituzione. Adesso guardiamo un po', infatti questa qui ad esempio è più lenta a melario. Ecco, questi melari qua si potrebbero anche togliere, sono più vuoti, ce lo possiamo anche portare, poi valutiamo magari. Adesso guardiamo un po' giù com'è. Questa si è fecondata da poco, l'abbiamo marcata da poco, quindi qui c'è un telaino che stanno portando un pochettino di miele. Va bene. Questa qua ad esempio è una famiglia che possiamo togliergli il melario, è vuoto, non glielo stiamo più a mettere, quindi i melari pieni non saranno tutti, ma qualcuno. Ecco qua ancora miele e polline, si sarà fecondata da poco, dopo magari guardiamo anche la data. Guardiamo un po' che sta facendo sta regina, miele e polline, e sono tre. Ecco, in questo periodo può capitare pure di trovare delle regine orfane, delle famiglie orfane. Ecco qua, e qua non c'è, e secondo me questa qua è una famiglia orfana. Eh sì. Questa qua è una famiglia orfana, infatti si sente anche il brusio tipico dell'orfanità. Allora, in questo periodo appunto possiamo controllare un po', guardando un po' le famiglie, controlliamo un po' lo stato delle cose, quantità di scorte, quantità di covata, la varroa, e quindi poi in questo caso qua può capitare di trovare la famiglia orfana. Come si è orfanizzata, perché si è orfanizzata, mettiamogli un punto interrogativo. Allora, a questo punto qua, questi telaini qua, che sono dei telaini di miele e polline sostanzialmente, non c'è neanche covata, quindi vuol dire che è orfana da un bel po' di tempo, prima che diventi fucaiolo, prendiamo questi telaini qua e li andiamo a mettere alle altre famiglie, semplicissimo, un telaino per ogni, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 telaini classici, andiamo a dare 7 telaini, un telaino per ogni famiglia, aiutiamo 7 famiglie e le portiamo su 8 telaini, sono su 7, adesso le portiamo su 8. Quindi questi telaini qua li possiamo gestire così, diventa un po' complesso poi, oppure possiamo valutare di andare a prendere uno sciametto. Veniamo qua, gli mettiamo un foglio di giornale qua sopra, gli mettiamo due melari, gli mettiamo un nucleo su 3-4 telaini e abbiamo dato una con una regina, 3-4 telaini, un nucleo con una regina con 3-4 telaini, e quindi questi qua poi dopo 2-3 giorni si amalgameranno. E quindi abbiamo ripopolato questa famiglia qua, quindi in questo modo qua possiamo gestire una famiglia orfana, quindi o prendiamo questi telaini qua e li diamo alle altre famiglie mettendoli ai lati, ogni telaino ai lati delle altre famiglie, oppure andiamo a prendere un nucleo, adesso magari lo facciamo perché abbiamo qualche nucleo, e quindi diciamo così, gli mettiamo un foglio di giornale, doppio melario, gli travasiamo un nucleo con 3-4 telaini sopra qua, si amalgamano. Dopo che, dopo di 10 giorni, 15 giorni, veniamo qua e dovrebbe essere tutto a posto. Nel senso che abbiamo recuperato un po' questi telaini e quei telaini. Poi magari ci recuperiamo qualche telaino, perché se sono troppi, 7, 4, 11, adesso 2, 3 telaini li togliamo. Magari quelli li utilizziamo per aiutare qualche altra famiglia. E un po' questo è tutto. Dai ragazzi, queste sono un po' le visite che si fanno nel mese di agosto, almeno qui da noi, perché l'apicoltura è molto varia, insomma, ci sono diverse zone, diversi areali, diverse tecniche. E questo è tutto, un saluto e alla prossima puntata, ciao!